Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla Estendandomila. E oggi ragazzi finalmente siamo tornati più che altro a registrare un video dopo un bel po' di tempo, dato che comunque ragazzi sì, sono tornato dalle vacanze, quindi finalmente possiamo tornare a registrare. E oggi ragazzi appunto siamo qui su Dragon Ball Xenoverse 2, come avete potuto ben vedere, e siamo appunto qui per registrare un video sulle battaglie online. Però ragazzi non classificate stavolta, ma semplici partite del giocatore. Semplicemente perché ragazzi volevo registrare un qualcosa di diciamo di diverso, giusto per annunciare anche il mio ritorno per appunto la pubblicazione di video. E quindi ho pensato perché non fare un bel video sulle battaglie online su Xenoverse 2. Quindi a questo punto ragazzi io spero che questo video possa piacervi. E se così ragazzi mi raccomando, vi invito sempre a lasciare un bel mi piace, commentate il video, fammi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale soprattutto e attivate la campanellina per non perdervi le prossime notifiche. Ok ragazzi, a questo punto direi che possiamo subito iniziare le battaglie online. Io come al solito ragazzi preferisco, diciamo, farle sempre con i limiti. E tra l'altro ragazzi, oggi c'è anche una particolarità, ovvero che utilizzeremo soltanto i personaggi casuali. Faremo le partite del giocatore, quindi comunque non sarà un rischio, perché non perderemo punti o li otterremo. Quindi a questo punto ragazzi direi che possiamo andare subito, speriamo che non ci capiti qualcosa di troppo duro, e noi ci vediamo direttamente in battaglia. Ok ragazzi, dunque è entrato il nostro primo avversario, ovvero Elifoot o Elifoot. A questo punto ragazzi direi che possiamo subito iniziare la nostra prima battaglia. Perfetto, mettiamo pronto, speriamo appunto che questo ragazzo qui diciamo non sia uno troppo tosto, anche perché ecco, vediamo un po' chi ci esce, vediamo un po'. Android 2016 personalizzato, l'ho fatto tutto nero e non potevo fare praticamente, diciamo, le parti che ha sui polsi e appunto sui piedi, le parti verdi. Quindi a questo punto ho potuto fare soltanto questa parte nera. Ok, lui utilizza Goku, va bene. Vediamo un po' come ce la caviamo. Allora, comando massima concentrazione e vediamo di fare soprattutto bella figura. Bene. Dai, ci sei, che tu volevi anche eliminare Goku. Perché parte così lui? Cioè, vabbè. Scusa, bello, ma io. Vabbè, questa secondo me è una battaglia troll qua. Secondo me sì. Cioè, guardate, ragazzi, tra l'altro lui non mi ha neanche ancora mirato, come potete ben vedere. Vabbè. Ah, no, aspetta, adesso mi ha mirato. Ah, finalmente. Però sei arrivato un po' in ritardo, amico mio. Avanti, fammi vedere cosa sai fare. Hai intenzione ancora di agire così? Forza. Con una bella super esplosione dell'aura. Ok. All'inizio mi sembra che forse non l'ho preso leggermente. Ma questo non ho capito, ma che intenzione di fare? Vuole combattere? Vuole continuare a usare l'esplosione dello spirito così? Diciamo così, vabbè. Ah, non l'ho preso, peccato. Oh cazzo. Vabbè, lui così leggermente proprio. No, questo qua è uno di quei tipi troll così. Vabbè. Chiamiamolo con un bel pugno rotante. Boom. Beh, il braccio. Non ci manca. Perfetto, ragazzi. La prima abbiamo vinta così. Questo secondo me non so. Non sapeva giocare. Ma stra, vabbè. Comunque, questa l'abbiamo vinta. Anche se però questa non è una vittoria proprio. Cioè, una vittoria così clamorosa. Però vabbè. Attenzione, ragazzi. Addirittura vuole la rivincita. Beh, amico mio, io la rivincita te la do. Sperando appunto che combatti seriamente stavolta. Io comunque vado sempre col casuale. Vediamo un po'. 3, 2, 1. Recom è già tutto distrutto, vabbè. Vediamo un po'. Area desertica. Prima si è scelto Goku, stavolta si sceglie Freezer massima potenza. Va bene, amico mio, va bene. Dai, vediamo un po'. Beh, io mi sembra che non posso caricarmi perché mi sembra che nessun membro della squadra di Genii possa caricarsi. Sono tutti posti da combattimento. Beh, ti mancano i denti, quindi. Ok. Ma perché? Guarda, cioè, ma non mi mira. Vabbè. Secondo me questo sarà un video diverso dagli altri, tipo un video troll. Vabbè. Vai. Così. Perfetto. Amicone, io continuo qua a pestarti finché tu non fai niente, così. Vabbè. E poi questo vorrei sapere se. Cioè. Fa qualcosa. Senti, a questo punto vi faccio anche la mossa suprema, dato che tu. Ah no, almeno sei scappato. E mi hai pure colpito, ottimo. Ah, così ti voglio. Però questa non te la concedo. Volevi che te la concedessi, eh? E poi. Ah, ho sbagliato. Devo usare quella là con quadrato. Premiamoci adesso. L'ho preso? No. Ah, si è teletrasportato dietro di me. Oh cazzo. Beh, ci premiamo adesso, vai.
Ecco, parata perfetta. E poi una bella presa. Ti metto nel terreno. Aspetta, e poi facciamo così. Fine. Una bella combo energetica. Vabbè, amico mio, dimmi tu quando vuoi arrenderti. Ah, vabbè. Quindi questa pure l'abbiamo vinta con Recom. Sto ragazzo non so se uno così è venuto per trollare. Ci abbiamo messo tra l'altro anche un minuto. Vabbè, un po' strano questa cosa. Ok ragazzi, dunque è entrato un altro ragazzo. Quello di prima decide di andarsene dopo due sconfitte così. Dopo questo Dragon Rider 74, vediamo un po' questo come se la cava. Allora, vediamo un po'. Goku Super Saiyan God questa volta ci esce. Va bene. Andiamo a combattere nel pianeta che non ha un nome. Ha solo, ecco, come nome il pianeta. E giustamente si sceglie Goku. Come lo chiamo io, Goku invecchiato. Vabbè. Quindi un Super Saiyan God contro l'Ultra Istinto. Vabbè. Allora. Dopo questo come lo so usare con l'Ultra Istinto? Vediamo un po' prima cosa, ti carichi? Oppure non ti carichi? Vabbè, non ti carichi. Non so perché ragazzi, ma nell'online incontro sempre gente che non si sa... Cioè, non si vuole caricare, non è che non sa caricarsi. Ok, vabbè. Questo lo so fare bene con l'Ultra Istinto. Va bene. Bene. Ora però io non ho più vigore, quindi mi sa che... Ok, adesso, perfetto. Adesso però ragazzi faccio questa mossa, guardate, allora. Adesso mi rompo le vigore. Inizio a fare le scomparse Z. Come fanno anche loro nell'online. Anche perché adesso mi serve un po' di vigore, dato che purtroppo sto istinto schiva automaticamente. Bene. Perfetto così. Ok. Usa un 2 del super dragone e non l'abbiamo usato, beh. E Goku, dici tu quando vuoi fare sta Kamehameha. Perfetto. Allora. Ok, vabbè. Un'altra bella super... Ah no, non super, Kamehameha. Ok, bene. Bel dragone, lo prendiamo. Preso, perfetto. Devo stare molto attento. Ecco, vedete, lui schiva continuamente. Vediamo un po', una bella Kamehameha. Ah, peccato. Aspetta, adesso! Preso! Ok, l'abbiamo battuto, ragazzi. Uff. Ottimo così, Goku. Bene. Ok, quindi questa qui, ragazzi, l'abbiamo vinta. Ottimo così. Perfetto. A quanto pare, ragazzi, questo tizio vuole la rivincita. E a questo punto, perché non dargliela? Forza, amico, avanti, fatti sotto. Ok. E un po' stavolta, ragazzi, chi ci esce? Allora. Gon adulto. Giustamente a me, ogni volta... Se avete visto, ragazzi, l'ultimo best of the che ho fatto col mio amico Arctic, ogni volta che mi deve uscire un Gohan... Praticamente deve uscire sempre questo Gohan, non mi esce mai nessun altro. Neanche quello bambino, no. Sembra questo qua con gli occhiali, vabbè. D'accordo. Allora, dunque. Vabbè, io mi colpisci da un po' troppo distante però, eh. Aspetta. Qua la telecamera sta iniziando a fare qualche brutto scherzo però, eh. Ok, adesso. Bene, anche se io ho già consumato tutto il vigore e qua ho fatto un grande errore però. Vediamo un po' una bella Kamehameha, te la prendi? Perfetto, vediamo di fargli consumare tutto il vigore, ragazzi. Ah no, qua è stato errore mio. Adesso lui però è infatti... Ah, però non mi ha preso in pieno, bene. Secondo di fargli consumare tutto il vigore, vai. Ancora? No, vabbè. Adesso. No, peccato. Aspetta, però adesso. Adesso, vai Gohan. Gohan, mi raccomando, attenzione. Ho detto attenzione Gohan. E lui giustamente ci lancia una super Kamehameha alla massima potenza. Perché io non sono stato abbastanza attento. Questo vigore vuole riprendersi, grazie. Questo sta laggando un po', ragazzi, comunque, se avete notato, eh. Avanti, teletrasporto, fatti finire questo vigore. Coraggio. Olli, vai così, perfetto. Così ce ne recuperiamo un altro po'. Boom. Mi sono scontate le Kamehameha, vabbè. Vai! Perfetto. Perché questa ce la possiamo fare, ragazzi, avanti. Un'altra bella Kamehameha, coraggio. Vai così, preso? No. Oh, cazzo. Aspetta, però. Vai. Preso. Ok. Purtroppo con l'Ultra Istinto bisogna agire in questo modo, ragazzi, perché sapete come fa dei brutti scherzi lui. Ok, ce la siamo cavata abbastanza bene. Anche se però a un certo punto ho temuto di perdere perché mi sono distrutto la stamina per farmela recuperare. Quanto pare, ragazzi, questo tizio vuole ancora un'altra vincita. Va bene, diamogliela, dai, a questo punto.
Vediamo un po' stavolta che ci esce, ragazzi. Freezer corpo perfetto. Va bene. E un po' combattiamo nel cielo. Penso che lui scelga sempre con Ultra Istinto. Ah no, stavolta sceglie un semplice Goku. Ah, il personalizzato, va bene. Troppo, diciamo che usare Goku Ultra Istinto nell'online può essere sia un po' positivo che anche un po' negativo, diciamo. E tu non ti carichi giustamente, vero? Ah, mi rompe subito il vigore. Vabbè. Purtroppo quella combo non prende mai, ragazzi. Quella là, quella standard di Goku con quadrato. Fidatevi, ci provo parecchie volte. Vabbè. Ha iniziato bene tu, eh. Però ti consiglio di darti una calmata. Altrimenti... queste schivative, io le chiamo le schivative buggate, che sono buggatissime. Sono qui, bello. Ok, adesso. Perfetto. Attenzione, aspettate. Vai, no, peccato. No. Ma però mi sa che devo di nuovo rompermi la stamina, perché ho poco vigore. Vai con le schivative buggate, forza. Vai, se sentite il rumore dei miei tasti, ragazzi, io che sto premendo come un matto per farmi recuperare la stamina. Avanti. Coraggio, perfetto. Adesso un po' di raggi letali, ok. Vai, no. Perché lo colpisco da là? Beh, non lo so. Facciamoci colpire un po', vai. Se un po' di vigore si recupera anche un po'. E no, non però con queste onde che colpono parecchio, mi raccomando. Ah, no, ah, questa è distanza. Preso. Ok. A distanza ravvicinata, più che altro questo squarcio letale. Se questo si trasforma anche in Super Saiyan di secondo o terzo livello, forse potrei avere una possibilità. Perché praticamente che succede? Succede che ho vinto. Attenzione. Grande Freezer. Ottimo così. Perfetto. Grande. Grande Freezer. Bene. Quindi questa l'abbiamo vinta, ragazzi. Ok, ragazzi, dunque è entrato quest'altro ragazzo, dato che quello di prima è andato via. E a dire che a questo punto diciamo che forse questa potrebbe anche essere l'ultima battaglia, perché poi direi che è sufficiente così. Stavolta ci esce, ah, il nostro caro Aurelio. Non badate al nome, ragazzi, e neanche alla skin che gli è uscita, non so neanche che mostro viene questo il terrestre. Non badate al nome che gli ho messo, ragazzi, perché questo diciamo che è un personaggio che ho dovuto chiamare così perché ho perso una scommessa con un mio amico nell'Ilio Colosseum e l'ho dovuto chiamare così. La skin originale non è questa, sia ben chiaro, ne ho anche altre. Beh, carichiamoci a questo punto, dai. Dunque, ho il potenziale sbloccato. Ah, poi ho le classiche mostre che ho messo all'inizio. Vabbè, dai, iniziamo. Questo per chi non mi mira, oggi stiamo incontrando troppi ragazzi strani, ragazzi. Cioè, guardate, questo si fa pestare proprio. Vabbè. Perché lui neanche mi sta mirando. Ah, finalmente mi hai mirato. Vabbè. Ah, attenzione, mi rompe pure il vigore. Allora sei in gamba a questo punto. Pure la chiamata medica, ok. No, allora tu sei un tipo in gamba, finalmente. Perché all'inizio vedevo che pure il Erkaioken. Bene, allora iniziamo con un bel gush esplosivo, vai. L'ho preso neanche per il cazzo. Però se non si alza questo. Perché? Vabbè. Braccio divino. Lo prendo. Ma qui. No, ragazzi, non so se l'avete visto, ma questo stava a terra. Ma vabbè. Bel pugno così. Vediamo un po' se riusciamo a finirlo con una bella tecnica così tipo. Boom! Volevi schivarla. Il nostro caro Aurelio. Con gli abiti di Devilman. Mi sembra che si chiamasse Devilman, se non sbaglio. Sì, dalla prima serie di Dragon Ball. Perfetto. Ok, ragazzi, dunque, allora, a questo punto lui vuole la rivincita. No. Bene, no, bene, fine così. Sufficiente questo, l'ho fatto in tutto. 2, 5, 6 battaglie, sono sufficienti 6 battaglie.
Ok, dunque ragazzi, eccoci di nuovo tornati a Canton City. Se non sbaglio abbiamo fatto 6 battaglie, direi che queste 6 battaglie sono anche sufficienti. E diciamo che abbiamo fatto delle battaglie un po' strane oggi. Io non mi voglio assolutamente vantare, ma abbiamo fatto battaglie un po' strane, non me l'aspettavo. Ma io spero ovviamente ragazzi che queste battaglie comunque vi siano piaciute, siano state di vostro gradimento. Sono contento di essere tornato a registrare, ragazzi, nei prossimi giorni arriveranno anche le parti seguenti della serie di Batman Arkham City, che spero appunto di non avervi lasciato troppo col fiato sul collo. E quindi a questo punto, ragazzi, io sono tornato a fare i video, presto ci rivedremo con altri episodi, sia di Dragon Ball che di Batman e anche di molti altri giochi, ovviamente molti video. E se è così, ragazzi, mi raccomando, fatemelo sapere, supportandomi al massimo, sempre con i soliti passaggi, ovvero mi piace, commento, iscrizione e attivazione della campanellina. Detto ciò, ragazzi, direi che a questo punto noi ci possiamo vedere e ci possiamo soprattutto anche incontrare in un prossimo video. Ciao ciao, ragazzi, alla prossima!